Namo Bo. Thank you.
questo nostro viaggio possiamo esprimere un'intenzione, un intento, può essere una preghiera, una richiesta. Senza timore di chiedere una guarigione per noi o qualcun altro. Non ci stendiamo ora, possiamo rimanere seduti. Durante questo viaggio sciamanico molto intenso, lasciate pure che immagini, visioni appaiano, ricordi lontani o recenti, paure sotto forma di mostri, demoni, ombre. Diamo un volto alle nostre paure. Possiamo incontrarlo durante il viaggio e lasciamo che esso, qualsiasi volto sia e qualsiasi riconoscimento possa portarci, lasciamo che venga a noi, ma in quel momento possiamo offrire il nostro corpo in sacrificio a questo, chiamiamolo demone, che non è altro che una nostra paura, una nostra resistenza, o anche un problema fisico, qualsiasi esso sia. Diamogli quindi questa forma pure mostruosa, visualizziamolo pure, cerca di spaventarci, ma non può farci nulla. Ecco che noi lo accogliamo e offriamo come il vassoio del mandala che è qui nel nostro altare, offriamo il nostro corpo in pasto a questa demone, perché ci vuole ingannare. Noi non cadiamo nell'inganno, non dobbiamo rafforzare l'illusione che il demone è venuto a portarci relativamente alla nostra debolezza, al nostro essere mortali, perché così non è. Per non rafforzare questa illusione che il demone vuole portarci, attraverso la paura o il dubbio, noi lo invitiamo come un amico che ha bisogno di aiuto. Gli offriamo il nostro corpo in pasto, che si nutra della sua stessa illusione, perché noi non cadiamo nella trappola. Ed ecco che quando questo demone sarà sazio, diventerà nostro alleato. E non ci farà più nessun male. E saremo liberi da questa paura, da questo conflitto o attaccamento. Non è importante seguire tutto questo processo, ma semplicemente essere consapevoli di quello che può portare, del significato di questo rituale. Liberiamoci e dissolviamo quindi queste nostre paure. Ed entriamo in risonanza con la vibrazione che ci permette di entrare in profondità, nell'esperienza e quindi toccare le corde più sottili,
accedere alla nostra essenza, da dove proviene e possiamo attingere a energia pura che ci rigenera, ci ricarica, ci trasforma e ci guarisce. E dedichiamo tutto questo viaggio di purificazione a tutti gli esseri senzienti, nessuno escluso. Thank you.
Thank you.
vediamo le offerte. Il mandala. Anche il compimento del nostro rituale. Calmo. Potete anche mettere la bocca, eh? Sì. Sì. Tutti i processi di liberazione e anche di liberazione della nostra cerimonia. È stato anche offerto agli spiriti, ai dakini, ai demoni, ai protettori, ai Buddha, agli angeli, a tutti i regni. Questo è mettere purificazione e trasformazione. Qualcuno potete con fiducia anche succhiarlo, è perfettamente sano, pulito. Thank you.
importa. Se non pensate di muovere le mani pulite, non succede nulla, siamo completamente protetti. E acqua vibrazionale con lo zafferano. Basta un goccio, giusto per le labbra, non importa se bagniamo tutto. Non c'è nessun problema. Buona? Ti piace? Lo vedo. Da mettere sulle labbra anche bere, eh? Durante questa comunione c'è la potenza dell'acqua data, vibrazionale, che trasmette anche tutte le informazioni che sono state scambiate, trasformate, codificate, tutto ciò che è necessario che noi assimiliamo anche all'interno del nostro corpo. Manca? Ah, loro no? Voi vi ho dato? Io non vedo, quindi mi piace, non importa, va tutto bene. Vedete anche la varia faccia, l'importante è che la assorbite e almeno vi inibite le labbra, che vada all'interno del nostro corpo, anche qui in circolazione. Chi è arrivato? Cioè, già chi è lì, gli va giù. Sì. Secondo me? Ok. Bene. Rimaniamo per favore ancora all'interno del cerchio, non andiamo per i fatti nostri.
rimaniamo qui presenti. Ed ora restiamo qualche minuto in silenzio, completamente in silenzio. Potete tenere gli occhi chiusi oppure fissare lo sguardo su un sostegno che può essere semplicemente un oggetto qualsiasi che avete davanti, oppure la luce di una fiamma. Ma rimaniamo in assoluto silenzio per qualche minuto, dove non è veramente necessario fare.